Buongiorno a tutti, ribuongiorno a tutti, secondo video della giornata con un'altra palette, in questo caso una palette quasi altrettanto famosa della Urban Decay Vice, è la Ultra Matte Darks della Sleek. Ecco, questa diciamo che è stato un acquisto quasi, non dico casuale, perché nessun acquisto è casuale. L'avevo vista sul sito un po' di tempo fa in occasione di un ordine cumulativo che avevo fatto con alcune amiche, ma non l'avevo acquistata perché volevo testare altro in quel momento. Però mi aveva molto colpita. Poi ieri da Sephora sono arrivata alla cassa con la mia brava palette della Urban Decay e ho visto questo e ho detto vabbè, già che ci siamo. La palette è molto bella, soprattutto perché contiene tutti i colori matte, cosa che, vabbè, pennello, ciao, non è facile trovare in giro. Sono tutti colori matte, abbastanza scuri e secondo me molto adatti per la stagione che sta arrivando, l'autunno-inverno. Adesso vi faccio qualche swatch, tra un po' mi si stacca la mano, perché dopo aver fatto tutti quelli della Vice. Allora, partiamo. Anche questi hanno i loro bravi nomi e vediamo di leggerli. Allora, facciamo la prima fila, non ho abbastanza mani per farla, 1, 2, 3, 4, 5, 6, solo 12, non posso farne 6 per volta. Va bene, iniziamo da qui con questo Thunder, un grigio medio, Maple, Maple, come si leggerà, è un marrone rossastro medio, anche lui, flash, un color carne, come dice il nome, e paper bag, un marrone abbastanza scuro. La mano, i primi quattro. Allora, siamo arrivati qui e ripartiamo da qui con Vilaine, che è un bellissimo color melanzana. Poi Fern, un verde, sembra più scuro dalla cialda. E poi da qui andiamo in su con Pillow Talk, un bianco matte, cioè è inutile dire matte, sono tutti matte, e Dune, un color sabbia. Poi siamo qua. Ultima parte della palette, ripartiamo da dove siamo, da qui. Con Noir, che è un nero, Highness, un bel viola abbastanza acceso, Ink, un blu, e Orbit, un turchese. Ecco qui. Bene, questo è quanto. La palette si può acquistare da Sephora oppure sul sito della Sleek oppure su molti altri siti. Ci sono tanti siti che ormai rivendono la Sleek, sia italiani, anche italiani, se mi sembra, che esteri. Costano 9,90 euro e la cosa che mi dispiace sempre un po' di vedere da Sephora è che non ci sono i tester, almeno io non ho mai visto tester delle palette Sleek e invece sarebbe carino poter vedere, è vero che non costano molto, quindi è un acquisto che magari uno si può anche permettere, però sono sempre quasi 10 euro, quindi magari sarebbe carino poterle testare prima. E basta, questo è tutto. Per la palette Ultra Matte mezzo, ah no, V2 Darks, è tutto. Spero che il video vi sia stato utile. Alla prossima. Ciao ciao.